dubbio la mia volontà e la mia capacità di rappresentare gli interessi degli italiani. O siete convinti veramente che... Senatore, ci permette qualche domanda? No. No, è un po', forse perché è un po' incoerente che la Lega vota in Consiglio dei Ministri decreto sul Green Pass e voi vi presentate qui contro il Green Pass? No, assolutamente, perché il nostro partito non ha approvato nessuna scelta. Se lei segue le dichiarazioni del nostro segretario, il nostro segretario ha sempre detto che era contrario al Green Pass. Quando sui provvedimenti ci sarà la fiducia, vediamo se ci sarà la fiducia. Noi cominceremo a presentare un tot di emendamenti. Un po' al governo, un po' all'opposizione. È arrivato l'amico De Conte. Il problema è quando sei più o meno da solo. In questo provvedimento noi al tavolo eravamo soli, perché tutti gli altri erano a favore. Però poi l'avete votato, questo provvedimento è venito in piazza. Io sono un parlamentare, non sono un ministro. Però lei, io sono della Lega. La linea della Lega era essere contrari al Green Pass. Ed è un fatto tecnico. Io sto manifestando contro un provvedimento del governo. In questo momento non è il caso di dividersi. Io sono politico. Il nodo politico è quello di una forza di maggioranza che dà il via libera nel Consiglio dei Ministri al Green Pass obbligatorio e poi scende in piazza per chiedere di ridiscutere il provvedimento in Parlamento firmato convintamente 48 ore prima. Allora, non c'è, ve lo dico rapidamente, non c'è la dittatura, lo dice Mattarella, difende la Costituzione, lui garante la Costituzione, dormite tutti i sonni tranquilli, tutto bene. Appello di Mattarella, un dovere fare il vaccino, scuola prioritaria, ma il governo dice rinvia di una settimana la decisione sull'obbligo per i professori, Salvini vede Draghi, ecco, pensavo avesse visto un'entità soprannaturale, più o meno uguale, io per le libertà, estendere il Green Pass, aspettiamo i dati, Salvini tu sei per le libertà, tu sei in un governo che ha applicato delle norme che fanno schifo, come fai a dire che sei per la libertà, per quale libertà sei? Sei per la libertà di prendere in giro la gente, se avessi un pochino di pudore di fronte ad una cosa come il Green Pass saresti scappato a gambe levate pur di non condividere una responsabilità gravissima che macchierà per sempre la storia, la vita politica, la biografia di tutti quelli che anche lontanamente sono stati vicini a questo a un governo che ha messo in piedi una cosa di questo tipo, che verrà ricordata dai posteri come l'atto più grave dall'approvazione della legge sulla razza. Dice Matteo Pucciarelli, Ilaria Venturi, dice la vaccinazione è un dovere morale e civico, lo dice chiaro e tondo Mattarella, il capo dello Stato parla alla cerimonia del ventaglio, si rivolge ai dubbiosi, agli impauriti, ai Novax, ai partiti che appoggiano più o meno direttamente chi non vuole farsi somministrare il farmaco anti-Covid, dice la pandemia non è ancora alle nostre spalle, il virus è mutato, è ancora più contagioso, il vaccino non ci rende invulnerabili, ma riduce grandemente la possibilità di contrarre il virus e la sua circolazione. Mattarella, purtroppo Fauci ha detto il contrario, la libertà è irrinunziabile, ma chi limita oggi la nostra libertà è il virus, non gli strumenti, le regole per sconfiggerlo. Io sono per la libertà, dice Salvini, ecco, pensate se non lo era in quale governo stava, che ci prende un'altra settimana di tempo per valutare l'andamento della curva epidemiologica. Si è detto per inciso, in Inghilterra dopo l'apertura complessiva, la fine delle restrizioni, la curva è crollata, non ne parla più nessuno naturalmente, perché questo dimostra quanto sono fasulli, questo dimostra come le misure di contenimento, diciamo, del virus servono soltanto per imporre una dittatura politica, ma c'è una strumentalizzazione dell'emergenza, emergenza che se c'è stata è superata da un pezzo, visto che non c'è nessuno in terapia intensiva, visto che non c'è nessun affollamento negli ospedali, l'emergenza esiste solo nelle redazioni dei giornali e serve per imporre questa dittatura politica. Il capo della Lega dice che lui è contrario e lo ha detto prima della firma anche della Lega in Consiglio dei Ministri, l'ha detto anche dopo. Matteo Salvini non andrà in piazza a protestare con
con i manifestanti, a sorpresa per la fidanzata di Salvini, Francesca Verdini. Al party di compleanno sul litorale romano anche due big della musica italiana che firmano la colonna sonora di questa festa. Francesca Verdini è la fidanzata del capo della Lega Matteo Salvini. Ieri sera il clou per la festeggiata che compie 29 anni in uno stabilimento balneare sul litorale romano, sostenuto di leghisti parlamentari, sarà in piazza assieme ai manifestanti. Bisogna vedere se i manifestanti riusciranno a capire i politici della Lega in piazza, cioè, ma come, l'avete votato voi e venite in piazza? Cioè, con chi protesti? Contro me stesso. Come contro te stesso? Contro me stesso. No? Adesso non mi piaccio. Ah, beh, insomma, sono soddisfazioni. Noti dal deputato Claudio Borghi, Armando Siri, Alberto Bagnai, Simone Pillon, tutti hanno avuto il via libera del leader della Lega che ha lasciato libertà di coscienza. Libertà di coscienza ai politici, ma il partito vota all'unanimità con gli altri per il sì al Green Pass. Quindi da una parte c'è il partito che dice sì e dall'altra parte c'è lo stesso partito che dice libertà di coscienza. Un po' curioso, no?